Ciao a tutti, sono di nuovo un po' in ritardo, sono di nuovo all'aeroporto di Catania. Ieri c'è stata questa bellissima proiezione di Mondezza, un sacco di gente in un posto meraviglioso come Piazza Minerva, tra secoli e millenni di storia. L'Envy News di oggi io la trovo particolarmente inquietante. Gli scienziati che stanno studiando la Groenlandia, i ghiacci, l'evoluzione delle calotte hanno registrato con un timelapse il distacco di uno degli iceberg più grandi che si siano mai staccati dalla Groenlandia, dal volume peso compreso fra i 10 e i 14 miliardi di tonnellate, si è staccato in mezz'ora, corrisponde da solo al 3% dell'apporto di ghiaccio e quindi acqua dolce che annualmente la Groenlandia rilascia nel mare. Questo significa, come indicatore, che le proiezioni che ormai i glaciologi e gli esperti di cambiamenti climatici stanno facendo per il nostro pianeta diciamo che ogni indicatore non solo testimonia e conferma i cambiamenti in atto, ma di fatto li accelera. Per cui di qua al 2100, quando si prevedeva un innalzamento dei mari fra i 30 e i 40 centimetri, è stato riaggiornato a 60 centimetri. Pensate cosa vuol dire più di mezzo metro il livello dei mari più alto di qua alla fine del secolo. E purtroppo ogni indicatore non fa che aumentare queste previsioni drammatiche. E poi ci sono le conseguenze: 179 morti, 5 milioni di sfollati in questo momento in Giappone, oltre 60 dispersi, quindi purtroppo il bilancio delle vittime è destinato a crescere a oltre 200 unità. E io ho ancora fresca nella memoria l'alluvione del Sud Piemonte che portò via 70 morti e sembrava una roba, una catastrofe, e qua siamo a tre volte tanto in un paese moderno, non è un paese del terzo mondo che non ha misure di prevenzione o di precauzione. Siamo nel Giappone moderno, tecnologicamente avanzato, dove i ritardi dei treni o degli aerei si misurano in secondi. Ecco, in un territorio così abbiamo oltre 170 morti, forse probabilmente oltre 200, con 5 milioni di sfollati. I cambiamenti climatici sono in atto, ci sono. Non molliamo, perché noi ogni giorno invece possiamo dare il contributo per invertire la rotta. Vi saluto e mi imbarco e ci vedremo domani. Ciao, ciao, ciao.